In attesa di conoscere chi si aggiudicherà il Leone d'Oro, ecco quali sono i film presentati al 71esimo Festival del Cinema di Venezia da non perdere al cinema. Primo fra tutti Birdman di Alejandro González Iñárritu, ovvero la storia di Regan Thomas, un attore di cinema conosciuto per aver interpretato un famoso supereroe che tenta di rilanciare la sua carriera portando in scena uno spettacolo teatrale a Broadway. Nei giorni che precedono la prima, l'attore combatte il suo ego e cerca di rimettere in piedi la sua famiglia, la sua carriera e se stesso. Protagonista indiscusso, un grandissimo Michael Keaton affiancato da Emma Stone, l'istrionico Edward Norton e Naomi Watts. Ritmo serrato, dialoghi frizzanti, effetti speciali e una regia fatta di piani sequenza che fondono cinema e teatro in una continuità scenica che esalta le performance del cast di stelle americane e non si esime dal criticare il concetto di notorietà ai giorni nostri, tutta social network e assenza di talento. Birdman uscirà in sala il 5 febbraio 2015. È già in sala, ma non si sa bene ancora per quanto, Berlusconi, una storia siciliana di Franco Maresco, la cui distribuzione potrebbe essere bloccata a causa di una denuncia di Forza Italia nei confronti del film. Sullo schermo troviamo il critico cinematografico Tatti Sanguinetti fra le vie di Palermo, per ricostruire le vicissitudini del film mai finito di Franco Maresco, il noto regista di Cineco TV. Maresco avrebbe voluto raccontare il rapporto unico tra Berlusconi e la Sicilia, attraverso le disavventure di Ciccio Mira, impresario di cantanti neomelodici siciliani, e imperterrito sostenitore di Berlusconi nonché nostalgico della mafia di un tempo, e quella di due artisti della sua scuderia, Eric e Vittorio Ricciardi, che in cerca di successo si esibiscono nelle piazze palermitane con la canzone Vorrei conoscere Berlusconi. Un viaggio coraggioso che nello sconforto di avere di fronte ciò che siamo diventati non si pone come film di denuncia, ma come un'inchiesta sopra le righe che fra interviste, giornalisti, pentiti, neomelodici e gente comune riesce a far sorridere amaramente. Da fissare in agenda anche la data di uscita del nuovo film di Mario Martone sulla vita di Giacomo Leopardi, la cui uscita è prevista per il 16 ottobre. Il giovane favoloso, è questo il titolo del film interpretato da uno straordinario Elio Germano, ripercorre l'intera esistenza del poeta marchigiano, raccontando la recanata in cui il poeta crebbe, il rapporto con il severo padre il conte Monaldo e i suoi fratelli, la nascita del suo pensiero filosofico, il difficile rapporto con il proprio corpo e con le donne. Sullo schermo rivive l'opera di uno dei grandi scrittori dell'Ottocento italiano, conosciuto da molti solo per luoghi comuni, che lo fanno uno scrittore pessimista con la gobba. Infatti Leopardi era molto di più e Martone con il suo sguardo vuole riportare a galla attraverso le lettere private ai suoi scritti la forza, la vitalità e la sovversività che attraversavano questa personalità fondamentale per la nostra storia. Un film in costume che al Festival di Venezia ha raccolto 10 minuti di applausi entusiasti. Non è ancora stata fissata una data di uscita per il nuovo film di Peter Bogdanovich, She's Funny That Way, ma puntate il titolo se vi piacciono le commedie romantiche e ad alto tasso di ironia. Il film racconta di Arnold, un regista di successo teatrale e televisivo, che arriva a New York per mettere in scena la sua ultima produzione di Broadway. La prima sera che Arnold si trova a New York, chiede la compagnia di una escort per passare la serata. Alla sua porta si presenta Isabella, una escort con il sogno di diventare attrice. Con la promessa di smettere di prostituirsi, Isabella accetta $20,000 e il giorno dopo fissa un provino teatrale. Non si tratterà mica dello stesso spettacolo di Arnold, in cui la protagonista principale è proprio sua moglie? She's Funny That Way promette tante risate, ispirandosi alle commedie americane di Howard Hawks e Ernest Lubitsch degli anni 30 e 40, basate sui dialoghi frizzanti, situazioni imbarazzanti e tanti equivoci. Il cast è formato da Imogen Poots, Owen Wilson, Jennifer Aniston e Catherine Hahn. Ultimo fra gli italiani presentati al Festival di Venezia, Perez, che si colloca fra le proposte più interessanti del nostro cinema prossimo futuro. Demetrio Perez è un avvocato d'ufficio, lavora e vive fra i freddi grattacieli del centro direzionale di Napoli, portando avanti un'esistenza mediocre. Non ha ambizioni, non si ribella, subisce, fino a quando ad essere in pericolo è la vita di sua figlia, innamorata di un giovane camorrista. Pur di salvarla, l'avvocato Perez rischierà il tutto per tutto, in una discesa agli inferi che è il sapore del riscatto di una vita. Il protagonista di questa storia, diretta da Edoardo De Angelis, in sala dal 2 ottobre, è il bravissimo Luca Zingaretti, che si scrolla di dosso la faccia di Montalbano e si cala in un livido noir metropolitano duro, affiancato da Marco D'Amore, Simona Tabasco, Giampaolo Fabrizio e Massimiliano Gallo.